Salve a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street siamo tornati nel nostro appuntamento per il torneo classico, il torneone, anzi lo definiremo il classicone, ok? Con il Barcellona, questa fase preliminare, ecco, dove controlliamo subito le classifiche. Barcellona primo, abbiamo fatto due partite. Barcellona ha stravinto contro Feyenoord e Anderlecht. E quindi abbiamo Barcellona e Torino a 6 punti, Juventus a 4, poi Peñarol, Real, Porto, River Plate, Rosenborg che sarebbe l'Amburgo e l'Anderlecht a 3 punti, poi Lazio e Roma a 2, il Benfica a 1 e clamorosamente Manchester United a 0, come anche il Feyenoord. Perfetto. Abbiamo notato che in Coppa, la Coppa Is, chiamata così, quella del girone per cui la vincente passa alla fase successiva, ha trovato un Real Madrid che passa contro River Plate, Peñarol che passa contro l'Amburgo 4-3, Benfica contro la Roma, Lazio passa sul Torino, la Juve sul Porto e ai rigori l'Anderlecht, dopo un 3-3 incredibile, passa sul Manchester United. Questo vuol dire che nelle coppe il torneo è un bellissimo derby Barcellona-Real, Peñarol Benfica, Feyenoord Lazio e Juventus Anderlecht. Perfetto. Dopo questo, noi possiamo passare quindi alla terza giornata, Barcellona contro Peñarol. Peñarol, squadra dell'Uruguay, e devo dire un'ottima squadra. Ecco. E noi intanto prendiamo Shuster, ok, Amor lo lasciamo dov'è. Segarra forse è un pochetto stanco, però è in gran forma, quindi lo lasciamo, anche uguale in gran forma. Laudrup dopo due giornate di fila sta iniziando ad accumulare un po' di fatica, però è una partita importante, quindi ce lo lasciamo. Coxis va bene, non ritorni. E poi niente, andiamo. Boom. Quindi vi dicevo, squadra dell'Uruguay insieme al Nacional, squadra in genere piace molto a mio fratello, infatti la usava spesso, ci ha vinto anche qualcosa, Buon tipo pomeriggio a tutti e Libertadores, ben sintonizzati. Sono Marco Meccia e e qui niente, accanto a me, quindi nostro dovrebbe inviato essere speciale, una c'è partita Mauro già Salviani. Buon pomeriggio a te, più Marco. Si è avvincente, molto parlato di ecco, questa partita nei giorni scorsi. Sono stato curioso di vedere come andrà a finire. Alle Siamo ancora scorse per le due, cioè battute con di questo Feyenoord e scudetto e l'Anderlecht alla anche per fine degli ce intenditori la come siamo noi cavata è difficile alla dire con grande. certezza E chi intanto potrà abbiamo vincere il sentito che campionato. Marco Mecce e Mauro Salviani sono degli intenditori. Vabbè, abbiamo visto i due capitani, Ronald Koeman e Varela, e possiamo andare. Match da Coxis, inizio, Kubala i tifosi hanno già subito. cominciato a sostenere a gran Partita voce le 5 loro minuti, squadre. livello campione. Impossibile sapere cosa accadrà in questa Iniziamo partita. subito. Attenzione Si Kubala, Kubala, inserisce Kubala, nello spazio. Kubala. Si sposta su Segarra. Segarra. Bravo, no, brutto Kubala. Attenzione. Buona giocata, la difesa sembra molto sicura. Koeman. Colpo di testa su Guardiola, che arretra tutto sul portier. Stanno Che c'è un difendendo po' di bene, crisi. molto bene a dire il vero. Però qua prova a Si guarda attorno in proporsi. attesa di un Laudrup, compagno di mancata. Laudrup, Laudrup, trova Kubala. Cosa inventerà adesso? Kubala, il Partito e tiro che gol! sfonda le mani Gol che apre le del mandibole. portiere e si passa Gran 1-0. gol dell'attaccante. Questo è stato fortuito, ma è un po' Beh, direi bagnato il adesso pure terreno, i quindi tifosi è della proprio schiacciata scivolata staranno a, imprecando visto come quello si che si è chiama, perso. Markienzovic, come si chiama il portier. E siamo 1-0, 1-0. Sono avanti di un gol, 1-0. Gioia. 15 minuti trascorsi. Varela. Ozas larga su Hackeraggio di Miguez, ma il passaggi, mai Sergi questo. interviene. Attenzione Fernandez. Fernandez, Ancora Fernandez, il Quintana. tiro! Il portiere ha deciso che era meglio non Oddio! rischiare la presa. Dunque gol. Zubizarreta c'è. Tiro velenoso, questo. Ben qui c'è dalla bandierina. È di fronte alla Attenzione, porta. Michelin. Laudrup che deve allargare, ci riesce. Stoichkov per Run.
Kubala. Prova per Coxis come viene. Nell'area di rigore. Servirebbe un tizio in mezzo. Tiro. Vabbè, ha provato tutto da Opportunità sprecata solo. qui. Kubala Pessimo ci ha messo un tentativo. secolo a riproporsi in Sai mezzo. perfettamente che è opportuno cercare con E come insistenza si il fa? gol. Sfortunatamente gli è Sì, mancata la precisione. Mazurkiewicz. Arriva Laudrup. Laudrup assolutamente fondamentale. Gioia. Prova ad andare via su Sergi. Stoico, cioè. Si è guadagnato il possesso per fermare la Sergi ancora. partita. 15 minuti al fischio finale della prima Pressing. frazione. Riconquista palla. Il Penarol. Azione Gioia. Gioia vuole scappare, Migueli. Azione difensiva molto importante qui. Stoico per Schuster. Prova ad andare via. Adesso si Però guarda intorno in attesa di un compagno vede smarcato. un Coxis. Gliel'ha ridata. In realtà l'ho fatto un po' passaggio a caso per capire un po' chi ci fosse Strano. stato, Opportunità per ma un altro gol. è andata bene. Palla Kubala entra nella guadagna rete e dunque l'angolo. calcio d'angolo. Coxis, non devi tirare te, cavolo, devi andare avanti e staccare di testa. Solo che già questa cosa qua non si può modificare su PES, soltanto 3 staccare in aria su 4 Gliela passa difensori. sui Dai, piedi. cavolo, Sono in vantaggio di un gol sprecato. mentre si avvicina la fine del primo tempo. Assolutamente angolo sprecato. Guardiola, Kubala. Scarra. Io col Barcellona tendo a Ha intuito giocare la direzione del molto di passaggio e l'ha passaggi. intercettato. Mi piace molto. Passaggi rapidi. Fidandomi Il quarto uomo è consigliata che molto ci quindi saranno ancora 2 minuti da della mappa giocare. che c'è. Kubala ancora! Ampiamente a lato, manca la Ha precisione. provato a trovare il Battuta palo illecita, avrebbe potuto passare la alla palla. destra del portiere, ma non è riuscito. L'arbitro fischia per segnalare la fine del primo Fine primo tempo. Gli tempo, allenatori 1-0 avranno Barcellona. molto da dire Si può sull'uomo. fare meglio comunque. Quindi questo è stato Mauro, cosa ne il pensi di gol. questa prima frazione di gioco? Beh, sono riusciti a mantenere per lunghi tratti della partita il Vabbè, possesso palla. scorrono i Questo primi li ha tempo. premiati. Stanno Roma disputando che vince un'ottima contro partita. il Real. 1-0 il punteggio dunque. Ultimo Allora, quarto Laudrup migliorerà la effettivamente lo difesa. sto vedendo che è un po' in difficoltà. Metto Bacchero. Meno male che abbiamo anche una panchina come si deve. Ci Ripresa che ha permette anche di inizio. fare Speriamo di assistere ad un dei buoni secondo tempo cambi. entusiasmante. Stoico, Varela. Hanno cambiato Varela, campo per il secondo Kubala. tempo. Schuster riconquista palla per Coxis. Kubala, Kubala scappa. Scappa Kubala. Non c'è grande assistenza. Riprendiamo. Opportunità Bacchero, sulla destra, dunque Bacchero. pallone filtrante. Prova E per cross. Segarra. Stoico di Questa è stata testa. via. Non ci arriva. Schuster. Schuster. Splendida Volevo difesa qui. coordinarmi. Per calciare. Sergi. Alcoman. Segarra. Sbaglia tutto. Bravo. Bravo Si riprenderà Bacchero. con una rimessa laterale. Scaffino entra al posto di Spencer. Giro palla dall'altra parte, Sergi Stoico, bravissimo per Shuster subito. Sta cercando un nuovo Sì, 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 spazio. sì, 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 sì. Possono mettere un buon cross in mezzo dalla sinistra. Stoico, Vince la sfida. eccolo, Si continua la spinta al Bacchero, ci sicuro concedendo arriva. un corner. Bello, 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 bello. Dai, proviamo. È in mezzo. Ah. Troppo piccino il cross. Coman di testa. Kubala, Kubala. Ah, Pallone buttato qui. sbaglia. Pressing, 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 pressing. Pressing. Urca. Facciamo un cambio. Shuster fuori. Neskens. Coxis fuori. Proviamo al momento di Cesar. Non ha tergiversato, è uscito e ha abbrancato la sfera. Perché a lui? Perché a lui? No, dai, Dunque, 15 Coxis. minuti di gara. Madonna. Pescato in Meno male, fuorigioco. fuori Non ci sono gioco. dubbi che fosse la decisione giusta. Vigia. Posto di Goya. Sergi. Palla per Stoico.
Cesar. Vaccaro! La respinta del portiere manda la tiro! palla sul fondo per un calcio d'angolo. E l'ultimo cambio, Oberg per Sembra Miguez. che abbia sorpreso tutti. Ecco Il cross di Stoichkov! destro Ah, cavolo, all'esterno era della rete. troppo forte. Assolutamente troppo forte, doveva lasciarla quello dietro. Gara di testa per Kubala. Bravo. Vaccaro. C'è molta tensione in campo. Il risultato finale è ancora in bilico e ci avviciniamo alla fine Kubala. dell'incontro. Kubala. Kubala. La palla è per Kubala. Cesar! Che sbaglia Non c'è un tutto. Ma attimo come da si investire nella fa? Un difesa. rigore in Gli è stato concesso movimento. un Levati. altro tiro dalla bandierina. La tocca corta. Stoichkov. Sta spingendo. Nuovo Stoichkov! vantaggio A da poco fil di recuperato. palo, Sono incredibile! minuti Che finali della gol! partita. Che Ottima palla di gol! rete nell'angolino Questo destro della è porta. bello. Un Hanno bellissimo subito gol gol. nel peggior momento possibile, vero Mauro? 3 Bene, minuti di adesso recupero e dovranno siamo gettare il cuore 2-0. oltre l'ostacolo. Cesar. Cesar in 3. Gran lavoro per mantenere il possesso palla. E adesso Fermati iniziano qualche regolarmente. scaramuccia. Ma cosa prendi la rincorsa così? Cosa prova il tiro? Il fischio E dell'arbitro finisce conclude la qua. partita. 2-0 per il Barcellona. Pallone Gol di rotato fuori Kubala area. Ottima all'inizio, azione per diciamo, portare a casa della questa partita. E vittoria. poi Stoichkov verso la Tutti fine. entusiasti non solo del risultato, ma anche della Bella. prestazione della squadra in campo. Comunque, bella partita. L'Anderlecht vince contro il Torino 1-0, Real Quale Madrid pensi sia perde stato 2-0 proprio contro la decisivo, Roma, Mauro? Penso che la loro poi Rosenborg determinazione Lazio in abbia partita in dato loro notturna, quello che River Plate cercavano. in notturna contro il Feyenoord, Ed è davvero abbiamo tutto per la Benfica telecronaca anche di oggi contro il pomeriggio. Porto, Grazie mille, Juventus Mauro. vince Qui al tuo 1-0 contro il posto, Manchester United e e da ancora il Bergomece, Manchester, Mauro Sandreani, incredibile, non accompagnati vince, da tutti i qui tecnici dei del bei voti, Polami. Arrivederci. assolutamente, Kubala è il migliore, e andiamo. Ok, prossima partita è contro il Torino. Tra l'altro, Torino che ha perso, ma si ritrova comunque terzo, la Juve a 7, quindi siamo primi, unica squadra con 3 vittorie. Ricordiamo che passano le prime 7, quindi in questo momento fino al Porto. Ok. Classifica gol, Laudrup 3, Kubala assist gol, tutto nostro. E direi che, vabbè, salviamo. Sempre meglio salvare. E andiamo a fare l'ultima per questo video. Torino, il grande Torino, appunto, degli anni 40, 5 scudetti di fila e poi con anche giocatori comunque degli anni 70 per quell'altro scudetto che hanno vinto. E Barcellona. Giochiamo così? Sì. Allora. Coxis, vediamo un po'. Gary Lineker. Ci metto Olivella al posto di Sergi. Miguelì che ha sempre giocato. Questa volta ci metto Nadal. E faccio rifiatare proprio Miguelì e ci metto Amor. Me lo porto dietro. Segarra sarebbe importante. Ci metto anche Luis Enrique. Così faccio veramente giocare tutti gli altri. E poi faccio sempre questa cosa su Lineker e direi che si può partire così. Questa volta siamo contro il grande Torino. Allora, formazione tipo proprio anni 40. Penso di averla impostata in questo modo qua. Siamo al Delle Alpi. È una partita Buon secondo pomeriggio e me molto benvenuti. Sono importante Marco perché se il Mecci. Barcellona perde, Ora, il Torino per attività viene si ritrova primo, concesso come la vedete parola dalla per primo a classifica, Mauro però Sandreani. non Grazie c'è tutto Marco. È questo venuta la pubblico settimana che ha dovuto e assistere a questo incontro? Per vabbè. lui spero di non E rimanere a lungo. ancora il È ancora Manchester è troppo a presto 0 per punti, valutare un giudizio sulla quindi squadra. lo vedo Ricordiamo che male esperti per del calcio come qualificarsi noi. alla fase finale. Bacigalupo, portierone. Ronald Koeman che dà indicazioni da capitano vero. E andiamo. I Pulici tifosi hanno e preparato Valentino una Mazzola. rumorosa e pittoresca coreografia per questo grande Ferrini. Che appuntamento. giocatore.
Vediamo che tipo di partita ci offriranno queste due squadre. Ballarin. Il Ganzorino l'ho usato anche un po' di volte nei campionati, non sono mai riuscito a fare troppo con loro, però Kubala prova a passare Rigamonti. Ah, doveva passare, egoista, dovevo passarla in mezzo, sarebbe stato gol assicurato. Ok, pressing, Kubala, attenzione, Lineker, l'appoggia per Stoikov! No! Incredibile. Mauro, il match è iniziato a un ritmo infernale. Incredibile. Difficile per loro tenere questo vicino al palo lontano. È forte. Disarigue, prova, aereo. Testa. La palla è per Meroni. Gigi Meroni. Problemi sulla sinistra per la difesa. E quello è fuori, eh. Oddio! Non ci arriva Neskens, madonna. Questo poteva. Male male, eh. Se l'avesse presa bene, era gol. Torino gioca con un 3-4-3. Scende centralmente. Tutto di prima per Kubala, il palo, incredibile ancora. Ce l'ha fatta. Ci prova. Ancora! Kubala segna Kubala, e questa volta sì, con un bellissimo tocco di tacco. Prima Laudrup, poi Lineker. Che praticamente la sfila. No, non volevo salvarlo. Bello, ma non volevo salvarlo. No. Che non posso uscire? Ok. Pensi che bello. Questo gol Kubala segna. Il gioco, Mauro? Assolutamente. Penso che possa rendere le cose più interessanti e sarei sorpreso di non vedere altri gol. Pressing e Kubala recupera. Ora palla. Lineker non troppo veloce. Guardalo Kubala. Spettacolare. Dunque corner. In bambola tutti. Ah, che l'appoggia a Luis Enrique. Luis, no, questo è brutto. Non me lo sarei aspettato. La difesa lo ha lasciato tirare, devono stare più attenti. Claudio. Oh, come passa in mezzo. Non ce la fa. Livella. Neskens. Laudrup. Quando in forma. Kubala fa tutto da solo. Perché non mi ha preso il tiro? Accidenti. Troppo. Vediamo se c'è qualcuno di stanco. Sì, però possiamo ancora continuare così. I secondi 45 minuti hanno inizio. Speriamo di assistere ad un secondo tempo di buon livello. Vala per Lineker. Lineker. Oh. Adesso c'è una rimessa da ragazzi. Cerco il rigore. Però bisogna passare di più la palla. Sì. Intercetta. Subito la palla, bisogna passarla velocemente perché che ti beccano questi, ancora in possesso palla qui. Ti bloccano subito, devo dire. Bravo Guardiola. 15 minuti del secondo tempo. Si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato. Ci prova. Oppala! Al 7 la mette Kubala. Era lì, proprio
Ha atteso. Sul palo sinistro e poi Rete. dentro. Rete incredibile. Hanno E aumentato voilà. il loro vantaggio. Io questo me lo salvo perché lo ritengo un bellissimo gol. Non Poi, cioè, hanno se ci perso tempo per passare penso, in vantaggio, vero Mauro? pur Sì, giocandoci sembrano da anni davvero e anni, determinati. ci sono dei gol ancora che puoi dire mai visto a PES. Eh sì. Abbastanza, attenzione, attenzione. Koeman spreca tutto. Superba azione Guardiola. difensiva. Fantastico pallone filtrante. Dove vado? Questa è una grande occasione per un attacco in Sbaglia tutto, contropiede. sbaglia Possesso Lineker. guadagnato, attacco Accidenti. sventato. Dai, dai, facciamo un cambio. Enrique è un pochettino stanco. Laudrup va bene. Ci mettiamo Stoichkov e qua facciamo l'esordio di Bekiristein. Sì. Oh, e saltiamo un po' di testa anche. Ragazzi, Siamo quasi se nel non quarto saltiamo di d'ora testa. finale. Steca Guardiola, Steca Mazzola. Se ne menti, Attacco menti, menti, preciso. menti, menti, menti. Finirà il cross in modo Urca. efficace. Tira rete di testa. Oddio. Calcerà. Non l'ha presa però. Boh, Una decisione difficile, ma credo giusta. in qualche Il portiere non ha modo avuto dubbi. considerato fuori gioco. Stato tesimo tra le due persone. Ok. Run. Sì. Sì. Fallo partire, fallo partire, fallo Il giocatore riceve in partire. profondità e attacca da destro. Pam! Forse non è riuscito a Bellissimo tiro, controllarlo, però. ma è ampiamente a lato alla sinistra del palo. Avrebbe potuto passarla, ma ha deciso di fare tutto da Dai, solo. dai, dai, Brutta dai, dai, se la prendiamo decisione, di testa. probabilmente. È fatto. Però gli devo anche saltare di testa. Porta palla Attenzione. centralmente. Urca. Provo a livello a Scenario di chiudere. gol qui. Provo a livello a chiudere. Hanno fatto tutto il Bravo, possibile per tenere spazza la in un palla fuori momento dall'area di rigore. un po' di difficoltà. Chiaro fallo in È questo chiaro caso. fallo, eh? Sì, Punizione. Mi dispiace. Caso siamo al recupero? Perché poi chiaramente sono 5 Hanno minuti, si fatto bene sentono e tutti. ancora la palla. Perché la partita L'arbitro dura dice che può poco, bastare ma così e non comunque due tanto gol dirigue a si riescono a voi. fare. La gioia 2-0 di questa contro vittoria Torino, dopo una 2-0 prima giornata contro partita Penarol e impeccabile. niente. Prestazione davvero superlativa. Continuiamo la L'allenatore nostra vuole sfilza di sempre superare. vittorie Ieri senza si allenò la subire squadra. gol. Mauro, qualche Ottimo, commento direi. da fare. È stato un match appassionante Questo è all'insegna del calcio bello d'attacco. Speriamo di comunque. vedere Kubala ancora che partite come questa da parte di entrambe le continua a squadre. segnare. E E questo questo chiude la molto, nostra copertura molto bello. live dell'evento di oggi pomeriggio. Grazie al mio compagno di Due tiri ha viaggio, fatto, ma Mauro nessuno Sangrani. importa. È stato un piacere. Kubala E arrivederci da tutti noi. ha segnato tutti i gol. E va bene così. Ho visto un Penarol 4-0 sulla Lazio. Qua ti guardiamo il calendario, sempre per capire. Bei risultati tondi, eh? A parte Real Madrid sul Porto 2-1, il Manchester vince per la prima volta 2-0 contro l'Hamburgo, l'Anderlecht 2-1 River Plate, Juve vince, quindi rimane in scia, il Torino allora si è fermato, Penarol vince contro Lazio 4-0, la Roma 3-0 contro il Feyenoord. Quindi vediamo classifiche. Ora, dopo 4 giornate, si iniziano forse a delineare. Ci sono 4 squadre a 6 punti a pari merito. La Juve, anche l'Anderlecht sta rivenendo su, la Roma, incredibile, okay, dopo i due pareggi che aveva avuto. Il Manchester United, vedi, basta una vittoria e boom, e ti rimetti in lizza per le posizioni che contano. Kubala, 4 gol, ma anche Maguire del Porto. Signori, per questo episodio mi sembra tutto. Alla prossima con Lazio e poi Benfica, poi ci sarà la prima di Coppa contro il Real Madrid. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, quello che vi pare e noi, dai, ci rivecchiamo alla prossima con il grande classicone. Ciao ciao!